Jeep Grand Cherokee, grande nel nome è scritto, ma grande anche nei fatti. Non solo è tra le auto con maggiori capacità fuoristradistiche al mondo, ma è grande anche nelle dimensioni. Questa è lunga quasi 5 metri, grande l'abitabilità per 5 persone, grande il tetto apribile, enorme panoramico. Grande anche la capacità del bagagliaio, grandissimo il lusso, tanta pelle, tanto legno, grande la tecnologia, gli ADAS di ultimo livello, la guida assistita, sedili elettrici, massaggianti, ventilati e riscaldati, uno schermo, non uno, due, anzi tre, uno addirittura per il passeggero, abbastanza grande anche il prezzo, questa Summit costa più di 100.000 euro, ottime le prestazioni, grandi anche loro, solo 6 secondi per lo 0-100, grazie anche a una grande potenza, sono oltre 380 cavalli, la potenza sistema però, non è solo un motore, sono tre propulsori, uno termico alimentato a benzina, turbo twin scroll e due elettrici. L'unica cosa piccola rispetto a una volta è proprio la dimensione del motore termico, un 2004 cilindri. Eravamo abituati a EV8, 4.7 per esempio, a EV6, e invece qua c'è un downsizing. Perché? Perché così si risparmia, diminuiscono i consumi e aumenta anche la percorrenza, che viaggiando solo in modalità elettrica può arrivare addirittura a 50 km orari. Ebbene sì, abbiamo a che fare con un'ibrida plug-in, un'ibrida alla spina, si ricarica da una colonnina di ricarica o anche dall'asciugo nel box, si può viaggiare utilizzando esclusivamente il motore a benzina e quello elettrico in abbinata, oppure soltanto quello elettrico. Andiamo a vedere come va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iconiche sono le 7 ferritoie Jeep. Fuoristrada dura e pura, sì, una volta dura e pura resta, ma è estremamente lussuosa. Pochi possono capirlo, in realtà si aspettano soltanto prestazioni che ci sono, ma qui c'è anche tanta tecnologia, come le telecamere sotto gli specchietti, davanti e dietro, in modo tale da poter maneggiare comunque con cautela e in modo confortevole. I quasi 5 metri di lunghezza di questa auto che in questo momento ci sembra proprio un Bigfoot, ora che è tutta alta. È indubbio, le dimensioni esterne corrispondono a tanto tanto spazio nell'abitacolo. Guardate qua per le gambe, sono alto 1,80 m e sopra la testa. I passeggeri dietro hanno un po' di tutto, da delle tendine per oscurare i finestrini posteriori che sono già neri, ma così diventa veramente impossibile vedere dentro, a addirittura due prese USB standard, due USB-C, una presa anche domestica per attaccare un aspirapolvere a 220 volt e poi c'è un fantastico clima quadrizona e ovviamente per i posti posteriori si può comandare da dietro, a sinistra, a destra, davanti e dietro, e ognuno avrà la sua temperatura ideale. Ben 637 Nm di coppia, 210 km orari la velocità massima, il peso 2500 kg, insomma non pochi, d'altra parte ci sono le batterie e tre motori. Diamo qualche numero, Jeep Grand Cherokee è lunga 4,91 m, è larga 1,96 m ed è alto 1,85 m, con un passo di 2,96 m che si traduce in tanto spazio anche per i passeggeri posteriori. Il cambio è un automatico a 8 rapporti e uno dei motori elettrici si trova proprio sul cambio, sul convertitore di coppia. Due frizioni gestiscono la potenza e la coppia erogata dall'unità elettrica e dal motore a benzina, a seconda delle esigenze. La prima frizione è situata tra le due unità, quando è aperta consente di viaggiare unicamente in modalità full electric, escludendo il collegamento meccanico tra motore elettrico e termico. Quando è chiusa, invece, il motore termico da 2 litri e l'unità elettrica si combinano e forniscono coppia alla trasmissione automatica. Una seconda frizione è montata invece dietro al motore elettrico e gestisce l'interazione con la trasmissione, a beneficio tutto questo della guidabilità. Il pacco batterie da 400 volt è pari a 17 kW. Abbiamo detto grande in fuoristrada, infatti il Grand Cherokee mantiene lo stesso spirito di sempre, ha due sistemi di trazione integrale, Quadra Track 2 e Quadra Drive 2, con differenziale posteriore elettronico autobloccante a slittamento limitato. Per avere la massima aderenza, Jeep Grand Cherokee è dotata di sospensioni pneumatiche Quadra Lift con ammortizzazione elettronica semiattiva che assicurano ben 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado. Non manca il sistema Select Terrain,
che consente di scegliere tra 5 diverse modalità di guida: auto, sport, rock, snow e mud sand. La versione Summit che stiamo provando è indubbiamente la più lussuosa e la meglio equipaggiata, ma in realtà ci sono anche altre versioni di Grand Cherokee, ad esempio la Trail Hawk, che è quella dedicata al fuoristrada. Su Jeep Grand Cherokee ovviamente non manca la possibilità di utilizzare le marce ridotte tramite un comodo pulsante che si trova dietro il jog deal per la gestione del cambio automatico. Certo che chi si ricorda la Willys, le Jeep della Seconda Guerra Mondiale, quelle che giravano scappottate portando i soldati, cambio manuale davvero rigide e spartane, c'era tutto quello che serviva per andare davvero ovunque, ma nulla di più. Ricordate ancora quelle? Ecco, guardando oggi questa Grand Cherokee 4xE, siamo modo proprio di toccare quella che è la differenza, fatti da decenni di ingegnerizzazione, da tanta tecnologia, tante prestazioni. Qui sembra di viaggiare su un tappeto volante. Su questa Summit non manca neppure le DAP Display, che ci permette di proiettare le informazioni più importanti sul vetro davanti a noi, in modo tale da non distrarci durante la guida. E c'è anche una telecamera a infrarossi che proietta quello che vede davanti sul display che si pone alle spalle del volante in caso di guida notturna. Una vera sala concerti, oltretutto grazie al potente impianto stereo Macintosh, e poi un'auto OTA, per cui che garantisce aggiornamenti over the air, un'auto connessa. Una chicca è la presa HDMI che si trova di fronte al jog deal per comandare il cambio automatico. A questa presa HDMI si può connettere una sorgente esterna che proietta ad esempio un film sul display dedicato al passeggero. Jeep ha studiato quel display affinché il guidatore non lo possa vedere, cioè c'è un'angolazione particolare del vetro e anche se è acceso il guidatore non viene mai distratto, ma dall'altra parte invece rappresenta un bel plus per il passeggero, che può divertirsi a giocare sia con la parte multimediale che con altri aspetti dell'auto, oppure ad utilizzarlo come video connesso a sorgenti esterne.